stiamo ascoltando le notizie in TV e ad ogni frase che viene detta mi viene la pelle d'oca, perché siamo stati veramente fortunati. Solo per caso abbiamo deciso di prendere la funivia alle 10 del mattino e non a mezzogiorno. E quindi ringrazio veramente il cielo e la protezione, perché saremmo morti probabilmente. Durante il viaggio, commenta sulla bellezza del posto, dice anche che c'è molto vento. C'era molto vento questa mattina. No, molto, molto no. C'era il giusto vento che si sente quando sei in funivia, ma niente, niente poteva far pensare a una tragedia per questioni climatiche, ecco. Lei si è fatta un'idea del punto dell'incidente, molto alto? A 100 metri dalla stazione finale, ed è molto alta, non è la percezione di quanto sia alta, era molto alta. L'impianto le dava l'idea di essere vetusto oppure era moderno, ben conservato? L'impianto, dai un'occhiata all'impianto e anche lì scappano le battute, nel senso, ah, chissà quando sono stati cambiati questi cavi, ma do per scontato che una struttura del genere abbia tutte le attenzioni tecniche sotto controllo. Appena accendiamo qualcosa, o i telefonini o la TV, arrivano messaggi, notizie, sono aumentati i morti. Ora partiranno delle indagini, ovviamente, perché è vergognoso, è vergognoso. Ci stanno chiamando i nostri cari perché sanno che siamo qui e sono tutti contenti da una parte, terrorizzati e poi tristissimi per le persone che sono andate a trascorrere una domenica fuori con i propri figli e hanno trovato la morte. Quindi è una tragedia. Delle famiglie sono distrutte perché sono andate a fare una scampagnata ed è vergognoso, vergognoso, qualcuno deve pagare per questa tragedia.